La magia del teatro sotto le stelle è pronta ad incantare fanesi e turisti per un'estate all'insegna della grande musica, delle rappresentazioni teatrali e della comicità. Tutti gli appuntamenti che animeranno l'Arena BCC di Via Chiaruccia, ideati dalla cooperativa Tre Ponti in collaborazione con la Proloco di Fano, realizzato anche grazie al supporto della BCC di Fano, Farmacia Vannucci e Conad Flaminia. La stagione si aprirà proprio all'insegna della comicità con il Vernacolo, con la rassegna dialettale che ogni lunedì a partire dal 1 luglio fino al 28 agosto calcherà il palco dell'Arena. Gli spettacoli verranno intervallati lunedì 22 luglio ore 21 con il concorso di barzellette a crepapelle condotto dai comici del San Costanzo Show con un ospite speciale, Bicio il barzellettiere. Come sempre il lunedì lo dedichiamo alle compagnie teatrali. Poi ci sono anche tanti altri eventi come i ragazzi del San Costanzo Show venerdì 26 luglio, per poi arrivare a una cosa molto particolare legata alla fanesitudine, che è quella degli sbancati. Porteremo all'Arena tutto quello che è stato realizzato da Harry Secchiaroli insieme ai ragazzi del dialetto fanese. Quindi si tratta di, appunto, aspettando gli sbancati, una proiezione di tutti i pezzi più belli tratti dagli sbancati 1, gli sbancati 2 e Fate Vobis. Ma BCC Arena non è solo dialetto, non è solo compagnia dialettale, è tanto altro, c'è un cartellone ben nutrito quest'anno. Avremo sicuramente un appuntamento particolare con la magia e poi ci dedichiamo alla musica con i Pink Floyd, quindi la cover band dei Pink Floyd, con un progetto realizzato da dei giovani che hanno messo insieme, insomma, un bel festival musicale, e poi con un evento molto speciale che sarà domenica 7 luglio in cui ospiteremo Will Hunt, ovvero batterista degli Evanescence, batterista di Vasco, che in occasione dei 25 anni della morte di Kurt Cobain porta in giro per il mondo la sua cover band ufficiale, famosissima in America, di Nirvana, e tutto il mondo del rock insieme a lui, del rock fanese, pesarese, insomma dei dintorni, farà questo omaggio a Kurt Cobain, quindi un po' un percorso nella storia del rock. Tutto il programma completo, a parte nei flyer che troviamo in giro, dove si può trovare? C'è una pagina Facebook, c'è uno di riferimento? Pagina Facebook è quella dell'Arena BCC e il sito, appunto, dell'Arena BCC. Anche quest'anno l'Arena BCC promette spettacolo, ha spiegato il presidente della cooperativa Tre Ponti, Gino Bartolucci. Lo splendido teatro sotto le stelle ancora una volta si animerà e tra musica, messa in scena, cinema, contribuirà a rendere unica l'estate fanese. Prima compagnia a debuttare lunedì 1 luglio, Farò Follie con il Varietà in dialetto. Una commedia sicuramente di grande impatto emotivo. Cosa portate quest'anno qui alla BCC? Allora, siccome apriamo la rassegna il 1 di luglio, quest'anno portiamo un Varietà in dialetto. E io sono molto contento e sono molto felice di far parte di questo gruppo, perché ci distinguiamo dalle altre compagnie per una cosa particolare. Noi non facciamo commedie, noi facciamo sketch alternati a musica e barzellette. Quindi per la gente che verrà è una cosa, è un diversivo singolare, diverso da tutte le altre cose. È un po' il Varietà di una volta, no? Sì, poi io sono un po' diverso da tutti gli altri. Sì, come mai? Sì. Lui del San Marino, San Marino. Io, siccome che è un pezzo che sono sulla breccia. La consumetto tutte le scarpe. La consumetto tutte le scarpe, cosa fare? Sul breccino, allora. No, noi facciamo degli sketch comici in dialetto pesarese. Ecco. E qui abbiamo anche la nostra soubrette. Io cerco di star dietro a questa banda di matti, ma mi diverto molto e vorrei anche divertire il pubblico. Ma però una cosa, venite tutti a vederci, perché se ride un bel po', se sbligate a ridere, fai sbligate a ridere, non ti preoccupare.